No, ma... Oddio! Ve l'ho lanciato! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, testeremo assieme gli hack di TikTok ed Instagram. In particolare, io ho deciso di testare i beauty hack. Sono un po' preoccupata, devo ammettere, perché ho trovato di quei video che sono un po' particolari. E niente, direi di iniziare subito. Sono un po' spaventata, devo dire, però proviamo. Allora, io li prendo random, iniziamo da questo qui. Ok, questa ragazza utilizza il burro di cacao per rendere la pelle un po' più luminosa, come, tipo come se fosse un effetto highlighting. Lo utilizza sui zigomi e sulla palpebra. Proviamo, testiamo questa cosa. Lei utilizza il Lanolips, io utilizzerò, visto che non ho Lanolips, questo qui di Laneige. È sempre comunque un burro di cacao. Proviamo. Allora, sono un po' preoccupata perché secondo me l'effetto sarà un po' appiccicoso. Però boh. Dunque, è super appiccicoso, io non lo so, boh. Secondo me questo qui, fra 2 secondi, quando i capelli li riappoggerò sul viso, si appiccicheranno, diventeranno... non lo so cosa diventerà, vi prego, non lo so. Dai, lo faccio solo da questa parte. Vi faccio vedere l'effetto perché sicuramente da qui non lo vedete. Diciamo che come effetto non è male, il problema è che se utilizzate appunto un burro di cacao l'effetto è super appiccicoso, infatti non mi piace per niente, mi sento super appiccicosa. Procediamo, allora, vediamo cosa abbiamo, prendo questo qui a caso, tutto a caso. Dunque, questa ragazza ha deciso di non utilizzare i soliti utensili da noi comuni mortali utilizzati per stendere il fondotinta, anzi aveva tipo una beauty blender tutta sporca e secca, e quindi ha deciso di utilizzare un palloncino. Noi oggi utilizzeremo il palloncino come lei. E tra l'altro io stenderò questa qui, che è la mia crema colorata di Eva Claire. Ma prima... gonfiamo il palloncino, perché senza il palloncino questo qui è il super utensile che ci servirà. Io non sono buona a gonfiare palloncini, quindi vediamo come andrà. Oddio, mi scoppia la testa! Così basterà, a parte che il mio ha tipo un capezzo. No ragazzi, non ce la posso fare per questo video. Cioè, ma è possibile che il mio abbia questo spunzone? Vabbè, lo devo utilizzare così, perché se lo faccio più grande diventa un palloncino. Anzi, lo sgonfiamo un po'. No, ma più lo sgonfio più viene fuori questo coso. Ma cos'è? Ma dai, ma non si può fare. Dai. Tanto prendo... Lei lo stende direttamente sul palloncino, quindi noi, vi giuro, non so che parte utilizzare. Noi lo stendiamo direttamente qui. Vabbè, per il momento ne metto poco perché, insomma, non mi fido tanto di questa cosa. E un attimo che prendo lo specchietto, iniziamo. Proviamo, testiamo. Sembra che venga anche...
carino, però non lo so. A parte che rimane un sacco di prodotto qui sul palloncino. Ma vi devo dire la verità, a me non dispiace questo questo palloncino. Boh. Allora, ho finito di stendere la mia base e tra l'altro ho notato che sul palloncino è rimasto un po' di prodotto, non so se si riesce a vedere. E niente, comunque non mi dispiace. Cioè, l'effetto è super super leggero come piace a me. Boh. Io non lo boccerei tanto questo hack, cioè mi sembra ottimo. Ora avvicino la telecamera e vi faccio vedere. A me non dispiace, anche perché la base è uniforme, magari si è portato via un po' di prodotto, quindi è super leggero l'effetto, però boh, da oggi palloncini. Procediamo. Questo schiocco. Dunque, procedo sempre molto un po' random. Questo qui è sempre di TikTok. Ok, momento eyeliner, proviamo. Allora, lei utilizza una forcina, questo qui l'avevo già visto da qualche parte. E appunto, ecco qui la mia forcina, se riesco a prenderla. Utilizza una forcina e l'eyeliner. Lei inizialmente pittura questa parte qui finale della forcina, quindi la codina. Io la pitturo un po' così. E successivamente la applica nell'angolo esterno. Proviamo, vediamo. Ma non funziona. Non so quanto possa risultare utile questo hack, perché a dire la verità mi sta facendo perdere molto più tempo di quanto io invece impiego a fare una linea normale. Comunque proviamo a seguire le linee. Diciamo che se voi seguite le linee che lascia la forcina e quindi un po' lo aggiustate con l'eyeliner, l'effetto non è male. È un po' grossolano, infatti a me l'eyeliner così spessa non mi fa impazzire, però l'effetto non è male. Ora ve lo faccio vedere anche da vicino. Come potete vedere, alla fine la linea di eyeliner viene definita, ovviamente dovete un po' lavorarci sopra. Per non rimanere con un occhio sì e un occhio no, faccio velocissimamente l'altro occhio e arrivo. Ottimo, l'altro occhio è venuto totalmente diverso, ma noi procediamo perché tanto non è un tutorial di trucco. Prossimo hack. Allora, prendo questo qui che un po' mi spaventa. Questa ragazza utilizza un piegaciglia per fare un effetto un po' più rimpolpante delle labbra. Cioè, lei proprio, vabbè, l'avrete visto perché comunque è qui. Non lo so, testiamolo, speriamo di non perdere le labbra o di andare al pronto soccorso. E lei si schiaccia. Aia, bellissimo! Ah no, vabbè, piano piano no. Io non vedo niente, non so se voi lo vedete, ma oh boh, io sto continuando a schiacciare, ma secondo me non funziona niente. No, io non vedo niente, non so voi. Boh, le mie labbra sono come prima, in realtà io non le vedo cambiate per niente. Non lo so, questo hack, a dire la verità, non so a cosa serva, perché le mie labbra, almeno io le vedo tali e quali a prima. Boh, non lo so. Vabbè, diciamo che ha funzionato. Prossimo hack. Questo qui tra l'altro mi incuriosisce. Vediamo un po'.
Allora, questa ragazza ricrea delle lentiggini su tutto il viso con un bronzer e uno spray fissante. Io lo spray fissante ovviamente non ce l'ho. Sto facendo questi hack senza avere tutti gli occorrenti. Comunque utilizzerò l'acqua idratante di Jouvet e appunto la terra. Vediamo se funziona. Lei lo fa direttamente sul tappo. Proviamo. E raschia un po' di terra all'interno del tapino. Ovviamente mi sono dimenticata il pennello. Vado a prendere il pennello. Pennello preso, proviamo questa follia. Un attimo che lo mischio perché prima non sapevo come mischiarlo. Proviamo. Boh. Oddio! Mi sono fatta un big. Ok, è già andato via per fortuna. Dirvi la verità, non so se sta funzionando. Sono talmente piccole che... cioè, un po' qualcosa c'è. Però non sembrano tanto delle lentiggini. Ecco, non so se si può vedere, ma... sono piccole piccole e non lo so, non mi fanno impazzire, sembra che io abbia uno sfogo in faccia. Non lo so, in realtà questo beauty hack mi interessava tantissimo, però l'effetto finale non mi fa impazzire, quindi non lo so, diciamo che non so se è riuscito al meglio. Prossimo hack, questo hack mi spaventa un tantino, sono un po' preoccupata, vediamo cosa ne uscirà fuori. Per modellare le ciglia questa ragazza utilizza uno spiedino bruciato e poi non si sa, vediamo se funziona. Io sono spaventata, vi giuro, non lo so, proviamo. Armiamoci di accendino e spiedino. E dai! Non va... oddio! Ve l'ho lanciato! Non è possibile! Devo andare a prendere un altro accendino. Ci ho provato fino all'ultimo ma non va. Ci rivediamo fra poco. Eccomi tornata con un altro accendino. Tra l'altro questo qui l'ho trovato in un cassetto disperso. E questo qui dovrebbe andare. Allora, non so il senso di bruciare uno spiedino. Eh sì, vabbè, lei ci soffia. Poi se lo passa sulle ciglia per... Io non mi fido di mettere sto affare bruciato sulle ciglia. Lo sento caldo con l'occhio. Tra l'altro ho il mascara su. L'ho fatto solo su questo occhio, che almeno vi faccio vedere la differenza tra questo e questo. E a dire la verità si vede un po' l'effetto, diciamo, piegato, come se avessi usato il piegaciglia. Allora, questo qui è l'occhio che ho fatto, questo qui invece è quello di prima. Come vedete le ciglia qui sono più allungate, più piegate rispetto a queste. Anche se c'è una puzza di spiedino bruciato, questo hack non è proprio male male. Prossimo hack, vediamo un po', prendo questo qui. Questa ragazza utilizza la colla per le ciglia finte e la applica qui per ingrandire il labbro, così. No, vi giuro, devo provarlo per forza. Allora, colla per le ciglia. Allora, questa volta ho fatto questo triangolino sopra le labbra, lascio asciugare e vediamo se funziona. Mi scappa da ridere, non ce la faccio. No, comunque, cioè, guardate, a parte che non so se mi stanno bene, boh. Si vede però che sono incollate. Ora provo a mettere il rossetto, vediamo che effetto fa, perché lei poi sopra ci mette il rossetto. Proviamo. Boh, raga, non lo so. Cioè, in realtà questo hack è da fare solo per divertirsi, perché se uscite e ridete...
Non lo so, sembrano rifatte malissimo queste labbra. Terribile, oddio. Questi qui erano tutti gli hack di TikTok e di Instagram, in particolare di TikTok. Di Instagram mi sembra di averne incluso solo uno o due video. Comunque io mi sono divertita tantissimo a girare questo video e spero che vi sia piaciuto anche a voi. Infatti se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Mi trovate come Giulia Mineo con doppia G all'inizio. Noi ci vediamo al prossimo video, mi vado a struccare perché mi sta dando fastidio questo labbro incollato. Ciao! Thank you.